I fusilli alle olive sono un piatto semplice ma ricco di sapore, contraddistinto dal gusto mediterraneo degli ingredienti. 320 g di fusilli, 100 g di olive nere denocciolate, 2 spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva, un peperoncino facoltativo, 400 g di polpa di pomodoro o pomodorini ciliegia, sale, pepe, prezzemolo fresco tritato, ricotta salata grattugiata facoltativa. Metti a bollire una pentola di acqua salata per la pasta. Quando bolle, cucina i fusilli. Nel frattempo, prepara il condimento. In una padella ampia, scalda un generoso filo di olio extravergine d'oliva e aggiungi gli spicchi d'aglio sbucciati e schiacciati. Se ti piace il piccante, aggiungi anche un peperoncino intero o a rondelle. Quando l'aglio è dorato, aggiungi le olive nere tagliate a rondelle e fai insaporire per qualche minuto a fiamma moderata. Aggiungi la polpa di pomodoro o i pomodorini tagliati a metà nella padella. Regola di sale e di pepe e lascia cuocere per circa 10-15 minuti, fino a ottenere un sugo denso e profumato. Scola la pasta al dente e trasferiscila nella padella con il condimento. Mescola bene per far amalgamare i sapori. Completa con del prezzemolo fresco tritato e, se ti piace, cospargi con della ricotta salata grattugiata prima di servire. Questo piatto porta con sé i profumi e i sapori tipici dell'Italia, dove l'oliva è un elemento distintivo della gastronomia. Utilizza olive di qualità per assicurarti di ottenere il massimo dal tuo piatto. La ricotta salata, invece, è un tocco siciliano che aggiunge sapidità e crea un bel contrasto con il dolce dei pomodorini e il sapore intenso delle olive. Buon appetito! Ricorda di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e visita il nostro sito web per altre deliziose ricette. Se desideri aggiungere un ulteriore tocco di freschezza, sminuzza alcune foglie di basilico fresco e spargile sui fusilli prima di servire. Per gli amanti del formaggio, una grattugiata di pecorino o parmigiano può essere l'ideale per arricchire il piatto con un sapore più intenso. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o con gli amici. È semplice ma allo stesso tempo ricco di gusto, in grado di portare allegria e calore a ogni tavola. La cucina mediterranea è celebre per la sua semplicità e per l'uso di ingredienti freschi e di qualità. Una cucina rustica, con i suoi utensili e ingredienti tipici, è il luogo ideale per preparare i fusilli alle olive, immergendoti in un'atmosfera autenticamente italiana. Un ultimo tocco prima di servire. Una spolverata di pepe nero macinato fresco. Questo non solo esalta i sapori già presenti nel piatto, ma aggiunge anche un piacevole contrasto di sapori e una punta di calore. Immagina di gustare questo piatto su una terrazza con vista mare, dove l'aria salmastra si mescola agli aromi del tuo fusilli alle olive. Un'ambientazione così idilliaca esalta il legame tra la cucina e la bellezza naturale del Mediterraneo. L'olio extravergine d'oliva è l'essenza della cucina mediterranea. Una bottiglia di olio di qualità superiore, possibilmente prodotto localmente, e un rametto di olivo sul tavolo non sono solo decorativi, ma simboleggiano la tradizione e la genuinità degli ingredienti che utilizzi. Anche in una cucina moderna e tecnologica, la preparazione dei fusilli alle olive rimane un'esperienza sensoriale. Il processo di cucinare, dall'aroma delle olive che si mescolano con il pomodoro alla texture dei fusilli che si amalgamano nel sugo, è un vero e proprio viaggio nei sapori. Se hai la fortuna di avere un piccolo orto o un balcone, coltivare le tue erbe aromatiche e pomodori può essere un modo gratificante per portare freschezza e autenticità nel piatto. Le erbe raccolte fresche e i pomodori maturi al sole aggiungono un sapore ineguagliabile ai fusilli alle olive.